Allora, siamo sempre stati alla fame, quindi cerco di scappare sempre dalla parte, sento che non riesco a tenerlo, attenzione bene, lascio la presa e appoggio la mano sul tappeto, porto fuori dal sinistro, scendo con la mano in ginocchio e da qui comincio a girare col dedo del corpo e lo strangolare con katate G. Allora partite da katatame, lasciate la presa con questa spalla, dovete andare bene a incastrarla sotto la sua. Contatto con questo gomito deve essere bene contro il suo collo, non dovete stare fuori col gomito, non ci deve essere questo spazio, ok? Però, siccome lui gira da quella parte, in parte da solo, in parte da solo chiude quello spazio. Quello che dovete fare voi è portare il peso sulla mano destra, tutto il peso sulla spalla destra e da qui girare in senso orario da questa parte. In pratica lui gira in senso antiorario per cercare di uscire, voi girate in senso orario, di conseguenza lui gira da una parte, lui gira da una parte e voi girate da quella apposta portandovi piano piano, andare sempre più a chiudere attorno al suo collo e passate in catapecchio.